Conti con l'Ambiente, qui nella bellissima cornice del MARC, il Museo d'Arte di Ravenna. Seconda giornata con una conferenza dedicata agli inerti riciclati e alle strategie del recupero. Siamo con Boris Pesci, il direttore di Astra, a cui chiediamo un'introduzione rispetto appunto alle tematiche e ai relatori che stamattina interverranno. Abbiamo voluto fare questa giornata dedicata al recupero degli inerti soprattutto per lanciare un grido d'allarme, che è questo. A seguito della crisi dell'edilizia, gli impianti di recupero si stanno riempendo e il materiale non esce. Quindi vanno dotate nuove strategie per il recupero e nuove soluzioni. Diversamente arriveremo alla saturazione degli impianti di recupero con maggiori costi per uscire dalla regione Emilia-Romagna e andare a cercare delle discariche di inerti in altre regioni. Ecco, per quanto riguarda invece gli interventi, vogliamo così menzionare i vari speaker che si succederanno appunto davanti alla platea, la nostra platea. Certamente, per il Consorzio Astra ci sarà un primo intervento del dottor Francesco Immediata, che parlerà degli impianti di recupero del Consorzio, che sono ben 7 nella sua totalità, tutti distribuiti nell'Emilia-Romagna. Poi ci sarà un intervento dell'ingegner Faraone di Era Ambiente, con cui stiamo collaborando proprio nella filiera del recupero di nuovi prodotti riciclati per la copertura delle discariche. Ci sarà anche un intervento tecnico del dottor Mazzoni, che andrà a individuare, certificare e porre la questione sui materiali riciclati, che sono alla stessa stregua dei materiali di cava, dei materiali vergini di cava. Infine ci sarà un intervento combinato dalla Regione Emilia-Romagna tramite la dottoressa Ratt e il dottor Cintoli, che ci parlerà della situazione dell'Emilia-Romagna: quanti inerti ci sono in Emilia-Romagna, quanti impianti ci sono, quanto è il grado di saturazione di tutti gli impianti, quindi una visione più allargata, e al limite anche cosa farà il pubblico per cercare di utilizzare di più questi materiali riciclati, ad esempio nelle opere pubbliche, in strade che attualmente sono in progettazione, vedi la quarta corsia, vedi il passante nord, vedi la Cispadana, ecco, tutte queste opere pubbliche che sono di imminente realizzazione. Ecco, invece qual è il vostro impegno come Astra, nello specifico sul campo? Allora, noi stiamo attualmente commercializzando circa 300.000 tonnellate di inerti. Abbiamo 7 impianti di recupero con un grado di recupero che va oltre il 90%. Quindi siamo ben posizionati su questa tipologia di mercato, però torno sul grido d'allarme. Oggi il materiale fa fatica ad uscire perché non si fanno più piazzali, non si fanno più rilevati stradali, se ne fanno pochissimi. Gli impianti hanno un grado di saturazione oltre l'80%, dobbiamo inventarci nuovi mix design. Verrà fuori anche questa parola durante il convegno, che sono delle nuove tipologie di materiali che si possono utilizzare, che una volta probabilmente non ci avevamo mai pensato, ma che oggi dobbiamo usare l'ingegno per utilizzarli. Grazie a Boris Pesci di Astra e buon lavoro. Grazie altrettanto. Grazie.